Siamo alla vigilia di un voto importante, elezioni europee nell'Aretino, 26 comuni, ci sono anche elezioni regionali in alcune zone d'Italia. Beh, insomma, avete fatto un appello importante. Sì, è un appello importante perché ogni cittadino è chiamato non solo a esercitare i propri diritti, doveri di voto, ma anche a mostrarsi cauti quando sono online, perché sempre più spesso ormai il web, i social sono popolati da fake news, da deep web, dove attraverso queste tecnologie possiamo vedere a volte personaggi dello sport, dello spettacolo che magari dichiarano di essersi arricchiti con investimenti strani per sembrare veri. Ma d'altra parte anche in periodi come questo i personaggi presi di mira potrebbero essere quelli politici e allora potrebbe essere che noi vediamo personaggi politici candidati alle elezioni che dicono cose diverse da quelle che ci aspetteremo oppure che suscitano un certo clamore, quindi noi per l'emotività potremmo essere spinti a condividere subito quelle informazioni con la nostra cerca di amicizia, a mettere like, ed è pericoloso questo perché dobbiamo essere consapevoli e coscienziosi, perché se i nostri amici poi vedranno notizie che sono fuorvianti, la colpa sarà anche nostra. Perché? Perché eravamo noi i primi ad aver messo il like, ad aver condiviso, a maggior ragione il nostro amico crederà che per questo motivo si tratta di una notizia affidabile. Quindi dobbiamo stare attenti a, prima di condividere ogni informazione, che sia politica, ma anche di carattere generale, che quella notizia sia attendibile, che la fonte sia verificabile, che la notizia sia accurata, e poi con il problema dei deepfake di stare attento anche all'elaborazione tecnica, cioè che effettivamente magari un personaggio che sembra dire le cose, che il labiale effettivamente corrisponda, perché magari quelle parole non le ha mai pronunciate. Oggi è una giornata intensa, tanti interventi, uno su tutti, quello del Presidente del Garante, ma la parola che mi verrebbe da usare, una su tutte, è consapevolezza, oltre che formazione. Assolutamente consapevolezza da parte dei cittadini, anche in base a quello appunto abbiamo detto, degli utenti, perché ormai la vita tradizionale si sta trasferendo interamente sul digitale. Prima se si doveva andare in vacanza andavamo all'agenzia di fiducia, ora invece andiamo online. Prima per fare un'operazione bancaria andavamo allo sportello dietro l'angolo, ora invece siamo online. Però a volte non è conveniente come potrebbe sembrare, perché il web è anche è comodo, ma presenta anche tanti rischi. Allora la consapevolezza serve perché per bilanciare, per valutare ogni volta se conviene esporsi a possibili rischi, a possibili truffe, a possibili frodi o attacchi degli hacker, compiendo quelle operazioni che prima facevamo nella vita fisica, farle online. Ora, non è che vogliamo scoraggiare di usare il digitale, perché è assolutamente importante, comodo e dà grandi prospettive ed opportunità. Però di valutare di volta in volta se effettivamente conviene quella operazione farla online oppure tornare al nostro fornitore dietro l'angolo. Questa giornata si conclude, immagino, con grande soddisfazione. Con grande soddisfazione perché a parte tanta gente da tutta Italia, isole comprese, abbiamo avuto l'onore di avere ad Arezzo 3 membri su 4 del Garante per la protezione dei dati personali, a partire dal Presidente, e questo veramente grande soddisfazione, anche perché, come Arezzo TV sa bene, il Privacy Day è partito da Arezzo. È vero che poi crescendo è passato per Roma, a varie edizioni, dal CNR di Pisa, però ora che siamo tornati ad Arezzo, anche grazie a una bella location che all'epoca quando cominciammo non c'era, siamo felici perché è andata bene, quindi possiamo valutare anche di tornare ad Arezzo anche per le prossime edizioni.